Export Italia Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono il partner principale per l'Italia ed è un partner molto più importante di quello che le statistiche ufficiali suggeriscono. Secondo i numeri del commercio bilaterale, l'Italia vende agli americani 48 miliardi di dollari, cifre del 2020. L'esercizio, lo studio, le stime che abbiamo fatto noi con i miei colleghi, studenti della Nottingham University, della New York University e con amici analisti dell'OECD, dell'OCSE, abbiamo invece scoperto che se teniamo conto di tutti i flussi, le triangolazioni, i componenti, i container che vanno dall'Italia verso l'Olanda e poi dall'Olanda verso l'America e quindi che alla fine comunque arrivano negli Stati Uniti, in realtà troviamo non 48 miliardi ma ben 80 miliardi. Quindi gli Stati Uniti nel ranking dei partner commerciali dell'Italia passano dal terzo posto ufficiale al primo. È un primo di grande peso, la Germania e la Francia scendono al secondo e al terzo, ma molto molto distanti da questi 80 miliardi degli Stati Uniti. Quindi andiamo a vedere come abbiamo fatto e ora vi faccio vedere passo passo come siamo partiti dai 48 miliardi e come siamo arrivati a questi 80. Andiamo a vedere quali sono quindi questi flussi. Allora, se iniziamo a guardare le statistiche ufficiali, partiamo da questi 48 miliardi. Ripeto, questa è solo una parte piccolissima perché tiene conto intanto solo delle merci. Aggiungiamoci anche i servizi che gli americani comprano dall'Italia e arriviamo già a 60 miliardi. Queste sono le esportazioni dirette di merci e servizi. Poi abbiamo altri due componenti. Il primo sono quelli che io chiamo TEU, cioè i container. Come dicevo prima, le merci italiane che partono dall'Italia arrivano ad Amsterdam, a Rotterdam, ad Amburgo e poi arrivano negli Stati Uniti. Questi sono calcolati, diciamo, spesso come esportazioni verso l'Olanda, verso la Germania, e invece noi le mettiamo come esportazioni verso il cliente finale e aggiungiamo altri 6,7 miliardi. Poi cosa abbiamo? Abbiamo una terza componente, quello che io chiamo turismo, diciamo non residenti. Sono tutte le merci italiane comprate dai clienti americani in qualsiasi parte del mondo. L'esempio classico è una sciarpa italiana, una borsa di lusso italiana comprata a Parigi da un cliente americano. Statistiche ufficiali direbbero, e dicono, includono questo acquisto nei flussi bilaterali tra Italia e Francia e noi invece li mettiamo nei flussi tra Italia e Stati Uniti, perché la domanda che vogliamo fare non è chi è il nostro cliente, che sia la Francia, il negozio Prada di Parigi che li compra o anche i magazzini Lafayette. Quello che vogliamo scoprire è dove va a finire il nostro Made in Italy, quindi questa è la domanda alla base di tutta questa analisi. Se consideriamo quindi merci e servizi comprati da cittadini statunitensi, residenti statunitensi, abbiamo circa altri 12 miliardi di servizi. Questi sono servizi anche di turismo che non vengono catturati appunto dalle statistiche ufficiali, e poi abbiamo un negativo 11 miliardi. Cosa significa? Significa che i turisti americani comprano sia la borsa italiana a Parigi, ma comprano in Italia anche una sciarpa Hermès francese e quindi la sottraggo. Al netto abbiamo questo negativo di meno 11 miliardi che si bilancia con i servizi, arriviamo ad altri 700 milioni aggiunti. Arriviamo quindi il totale da 48, siamo passati comunque a 68 miliardi. Li dividiamo in merci, beni intermedi e beni finali. Quindi sono prodotti finali 38 miliardi, beni intermedi 29 miliardi. Non tutti questi 68 miliardi sono in realtà made in Italy, perché una parte sono sì fatti in Italia, un'altra parte sono prodotti che noi acquistiamo a nostra volta da paesi terzi, li riprocessiamo, rimpacchettiamo e li vendiamo agli Stati Uniti. Quindi di questo il valore aggiunto domestico, il DVA, è circa 53 miliardi. Il rimanente 14 miliardi e 9 sono acquisti che l'Italia fa dall'estero. Ora, cosa ne fanno gli Stati Uniti di questi 68 miliardi che noi gli vendiamo? Una parte li consumano e un'altra parte li riesportano. Ne consumano 64 miliardi, siamo in dollari, e ne riesportano 3 miliardi e 4.
Abbiamo finito? No, abbiamo ora le parti intermedie, il bello, tutti quei componenti dell'auto che noi vendiamo in Germania e poi la Germania vende un'auto negli Stati Uniti, o vanno attraverso vari paesi, vanno attraverso la Germania ovviamente, ma anche attraverso il Messico, la Svizzera, anche la Cina, la Francia, sono prodotti di componenti italiani assemblati in un ciascuno di questi paesi, nei prodotti che poi questi paesi, la Germania e il Messico, rivendono agli Stati Uniti, per un totale di altri quasi 17 miliardi, una grossissima parte di questo export sfugge completamente a queste statistiche bilaterali. Anche qui, di questi 16 miliardi, non tutto è fatto in Italia, ma una gran parte, 12 miliardi e 6, e rimanenti 3 miliardi e 9 sono acquisti che l'Italia fa dall'estero. Sommiamo queste cose per vedere un po' qual è il valore aggiunto in Italia, il valore che l'Italia compra da altri e lo rivende. Abbiamo 65.7 miliardi di beni che l'Italia vende a qualsiasi partner commerciale, ma che comunque vengono poi consumati, l'utente finale è un residente statunitense, e di questi 65 miliardi sono made in Italy. Anche qui, questi 16 miliardi di cui abbiamo parlato, cosa ne fanno gli americani? Una parte li consumano e un'altra parte li riesportano. Quasi tutti li consumano, 15 miliardi e 9. Quindi il consumo totale, allora, dei prodotti made in Italy attraverso tutti questi flussi consumati da clienti statunitensi è pari alla somma di questi numeri: 64 più 19,9 uguale 80 miliardi. Vi ricordate il numero che ho detto all'inizio? 80 miliardi è il valore totale di quello che gli americani consumano del Made in Italy, via dirette, via indirette, via tutte le triangolazioni possibili. E il rimanente lo riesportano, una parte piccola, 4 miliardi, un'altra parte addirittura ritorna in Italia, 50 milioni, non è quello importante. L'importante sono questi 80 miliardi che è il consumo totale di Made in Italy italiani dagli statunitensi. Quindi, in conclusione, cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato statistiche ufficiali, siamo partiti da questo 48 miliardi e 5, che prendete soltanto questo pezzettino qui all'interno di questo grande schema che abbiamo trovato. Abbiamo scoperto che i consumi totali sono 80 miliardi e l'export totale, compreso quello che gli USA poi riesportano, è quasi 85 miliardi. Quindi questo è un po' il quadro completo, è un modello che noi stiamo utilizzando per ricalcolare i flussi bilaterali tra l'Italia e ciascuno dei partner commerciali, e lo stiamo facendo anche per altri paesi del mondo, per cercare di, come dire, aggiornarci con quelle che non è più un mondo dove il commercio è bilaterale, ma la catena globale del valore, il commercio è diventato un sistema multilaterale, e bisogna tenere conto di tutti questi flussi, perché questo ci dà un'idea più chiara di chi compra il Made in Italy, e quindi andiamo a cercare di capire dove poter fare maggiore promozione, chi sono i nostri concorrenti, perché il nostro container deve partire dall'Italia e andare in Olanda prima e poi in America, non può partire dall'Italia e andare direttamente in America, così diciamo tutto il PIL, tutta l'occupazione viene gestita da noi, dai nostri cittadini, piuttosto che dare, come dire, lavoro ad altri. Insomma, varie considerazioni che possono scaturire da questa analisi. Quindi Stati Uniti partner principale, e quindi l'Italia che dipende dall'export, l'export che dipende dagli Stati Uniti. Senza una forte domanda americana noi non potremo mai uscire da questa crisi.